Visto che prima hai toccato il lavoro come punto, la situazione è che c'è in Lombardia, vedi la Mafro, Attrezzano, l'Intertella, Settimo, Napoliva, Settimana, Piena, eccetera, e di sempre. È una questione effettivamente di crisi, è una questione di localizzazione, e anche le famose casse integrazioni per ristrutturazioni che non accedono con la crisi, cioè la situazione che c'è oggi in Lombardia. Ma la situazione che c'è oggi in Lombardia è fondamentalmente quella che c'era 6 mesi fa o 12 mesi fa, con la differenza che il tempo che passa di per sé non porta un miglioramento, anzi porta a stratificare le conseguenze sociali negative, e in secondo luogo che stanno finendo i periodi degli ammortizzatori sociali. Dal momento che sia il governo nazionale che il governo regionale, che ha una competenza per quanto riguarda le politiche sul lavoro e gli ammortizzatori in deroga in particolare, la politica che è stata di fatto seguita di fronte alla crisi, l'unica, era dell'elargizione di ammortizzatori sociali. È una politica che era sbagliata prima, perché non produce lavoro e tende soltanto a spostare nel tempo il problema. Adesso il problema c'è. Se non si riescono a salvare le aziende, se non si riesce a produrre nuovo lavoro, vuol dire che finiscono gli ammortizzatori sociali e le persone finiscono disoccupate. Oggi non c'è più soltanto il problema della ricollocazione dell'over 50, che non è di per sé, come fatto il mercato oggi non è ricollocabile, anche l'over 40 oggi ha una fatica di essere ricollocati. Questo è mentre le politiche nazionali tendono a spostare sempre più in avanti, anche grazie all'ultima finanziaria del governo Berlusconi, Bossi, Tremonti, di spostare in avanti l'età pensionabile. Quindi oggi abbiamo la conferma di quello che purtroppo si sapeva: l'assenza totale di una politica economica per l'occupazione in questo paese, in questa regione, e non ci sono più alibi, perché tutto è governato dalla destra e nulla è più governato dalle nostre parti da qualcuno che non sia di destra, diciamolo così, non di sinistra, che non sia di destra, credo che stia evidenziando la drammaticità della situazione. Anche da quel punto di vista, sicuramente un sindaco, sebbene di una città importante come Milano, sul lavoro non può cambiare di sé le cose, però avere un segnale forte che parte da Milano, e Milano ha sempre nel bene e nel male ultimamente anticipato processi nazionali, ha dato segnali nazionali, un cambiamento sia politica che di indicazione politica del lavoro a partire da Milano, io credo che sia oggi fondamentale anche per poter incidere sul piano nazionale, perché noi dobbiamo illuderci che sul piano nazionale questo governo duri ancora molto. Io credo che sia evidente che tutti quanti si stanno preparando alle elezioni. Una proposta alternativa a questo governo, per essere credibile e per non basarsi soltanto su un discorso sui festini, sui bunga bunga e cose di questo tipo, debba avere al centro una proposta sul lavoro, per il lavoro, per le attività produttive, una politica economica. Il punto di partenza, credo che in questo autunno l'abbiamo vissuto anche molti di quelli che siamo qua, che quel momento, quell'evento, quel inizio di alleanze sociali e politiche che si è definito a Roma con la manifestazione del 16 ottobre promossa dalla FIOM, ma che è poi diventata la manifestazione di un intero pezzo di popolo che non vuole più accettare che ci sia l'espulsione della questione del lavoro, dell'occupazione e della condizione del lavoratore, della lavoratrice, fisso o precario che sia, dall'agenda politica e dall'orizzonte culturale del ceto politico che oggi governa, sia dal governo che dall'opposizione, questo paese. Visto che hai parlato di Pomigliano, perché l'accordo di Pomigliano crea un pericoloso precedente? Pomigliano non crea un precedente, perché precedenti di questo tipo ci sono a Iosa. Basta guardare altre categorie, dai chimici al commercio che avevo anticipato, alla gomma, oppure la semplice questione del precariato, così come a Milano. Chi è precario è già oltre Pomigliano. Pomigliano non è un precedente, Pomigliano vuole essere la rottura dell'anello forte della catena. Pomigliano vuole essere il punto di partenza per fare il salto di qualità generalizzato, perché oggi non si attacca più l'anello debole della catena, ma l'anello forte, individuato nei metalmeccanici,
e nella Fiom in questo momento. Se si passa lì, si passa dappertutto. È l'ultimo argine che può essere un punto di resistenza e dunque di ripartenza con la Binestrato il 16 ottobre. C'è la potenzialità di segnare lì un punto, un centro di gravità per poter ricostruire e ripartire con un'alleanza sociale, di movimento sociale e politica e con un nuovo discorso su e per il lavoro. Lì si vuole rompere, l'attacco è generalizzato e perché altrimenti non si capirebbe per potente che sia la FIA che c'è tutto questo casino per una fabbrica. Non è credibile se no. Tant'è vero che oggi con gli accordi firmati, anche il contratto in deroga separato firmato da Bonanni e dai suoi amici con Federmeccanica, l'idea di Pomigliano vuole essere generalizzato a livello di metalmeccanici. Il governo si muove in qualche modo in sintonia con quella direzione, non d'oggi, perché tutto non è la teoria del complotto, è semplicemente lo sguardo alla realtà. Quello che oggi accade era già scritto nel libro bianco di Maroni nel 2001. In qualche modo c'è una coerenza di fondo. Nello stesso periodo in cui accade quello che accade a Pomigliano, l'intero gruppo Fiat è stato votato, approvato definitivamente dalle Camere il collegato lavoro, di cui non sembra che non interessi niente a nessuno, nessuno ne parla, è una cosa passata via liscio come l'olio, invece è una cosa gravissima perché estende l'arbitrato in sostituzione alla legge e al giudice, dunque l'arbitro e l'arbitrio in sostituzione al giudice e alla legge, a tutte le cause del lavoro, salvo quello per cui è intervenuto il Presidente della Repubblica per quanto riguarda le cause per la risoluzione dei rapporti di lavoro, cioè per il licenziamento, ma per tutte le altre cause del lavoro sarà esso possibile ricorrere all'arbitro. E cosa deve fare il lavoratore? Deve firmare quella cambiale in bianco nel momento in cui viene assunto, cioè nel momento in cui il lavoratore è più debole e il padrone è più forte, specie in un momento di crisi. Quindi è abbastanza evidente che si sta puntando a riscrivere l'insieme del sistema delle regole che è stato prodotto dal ciclo di lotte dei lavoratori a partire dal 68, 69, anni 70, ma persino toccando anche una serie di principi che sono fissati nella Costituzione italiana. Quello che molti e troppi hanno preso come una buttata, cioè quando hanno detto tocchiamo prima dell'estate anche l'articolo, credo fosse il 41 della Costituzione, quello che dice nulla di scandaloso, cioè dice semplicemente che l'impresa privata ha anche una responsabilità sociale, cioè quello che in fondo tutti gli imprenditori americani delle multinazionali dicono nei loro convegni, nei loro convention, nei loro meeting, cioè che c'è una responsabilità sociale. Io ho la libertà di fare danè, però in cambio io dovrei restituire qualcosino alla società nella quale io lavoro. Nemmeno questo va più bene, e proprio simbolicamente si vuole abolire anche quella cosa lì. Questo significa non solo tornare indietro a pre-69, significa tornare indietro al pre-45, vuol dire eliminare qualsiasi regola, ridurre il lavoratore e la lavoratrice semplice appendice di qualche macchina. Peraltro è significativo che proprio adesso a Milano avremo questo Natale molti giovani, in gran parte studenti, che lavoreranno ad impacchettare i regali di Natale e che vengono pagati in parte con dei voucher, i buoni lavoro, per cui è una specie di sistema di intermediazione per cui il lavoratore diventa una specie di voucher, di buono, che viene... sono i buoni lavoro che vengono gestiti dalle amministrazioni pubbliche, che in teoria, almeno così affermano, vogliono essere soprattutto uno strumento per favorire l'occupazione. In realtà è una nuova forma di intermediazione che viene solo formalmente gestita dalla nazione pubblica, in realtà è gestita dall'Accor Service. L'Accor Service sono quelli che gestiscono Ticket Restaurant, che per Regione Lombardia gestiscono tutta la partita dei buoni scuola, non solo quelli per la scuola privata, ma anche quelli che sono i rimborsi, quelli che una volta erano rimborsi per i libri di testo, che adesso sono un ticket con cui le famiglie possono comprare dei libri di testo, però possono comprare anche altre robe, perché si è dimostrato con l'esperienza che non c'è nessun tipo di controllo. Gli stessi che gestiscono i ticket adesso gestiranno anche un pezzo di questi giovani lavoratori, in gran parte studenti, che
noi tutti o quelli che vanno a comprare i regali di Natale magari si trovano in libreria oppure all'ipermercato impacchettare i regali. E in qualche modo questo è da prima di tutto simbolicamente l'idea su come oggi si percepisce non tanto il lavoro ma il soggetto lavoratore. Non esiste più come soggetto, come cittadino attivo e un cittadino che partecipa, ma semplice appendice della cassa oppure del macchinario che produce. Posso dire una cosa su questa cosa? Secondo me c'è un elemento in più su questa cosa dei voucher. Lo dico come operatore sul campo, cioè lavoro in posta. Mi è capitato di doverli pagare. È una cosa che toglie la dignità a chi percepisce il salario. Cioè ci sono dei ragazzi che arrivano con 20 voucher da 25 euro l'uno. Allora tu stai un'ora per trasformare questi voucher uno per uno in 25 euro. Cioè questo per percepire 300-400 euro perché ha lavorato non so quante ore, è lì a far la coda allo sportello per farsi cambiare questi voucher allo sportello postale in denaro. Cioè quindi anche la forma del salario in sé, per cui la dignità di percepire i soldi a fine lavoro. No, dal padrone o dall'ufficio dei soldi, ufficio paga, non esiste più, per cui c'è questo da fare la fila allo sportello e c'è sti ticket che li cambia uno per uno, per cui credo che vada a ledere proprio anche la dignità, un altro elemento di quelli vale la dignità di un lavoratore precario, quindi si aggiunge a tutti gli altri. Quasi caritatevole. Ma quasi un salario non come una cosa dovuta in cambio della prestazione del lavoro, ma come se fosse una beneficenza, cioè il tuo lavoro è dovuto a prescindere, eccetera. Io come beneficenza ti do qualche ticket restaurant che puoi andare a cambiare e questo in qualche modo è simbolico di quello dove si vuole arrivare. Per questo è maledettamente importante quello che oggi i metalmeccanici esprimono. Loro hanno più forza, più storia, più capacità di quello che oggi hanno i giovani precari, che non hanno, non per colpa loro, ma per età, non la stessa storia e non si trovano la stessa condizione di forza relativa. Per cui la battaglia che oggi fanno gli operai metalmeccanici è una battaglia di tutti e per tutti, anzitutto per la dignità, perché senza dignità non c'è nulla, senza dignità è proprio finita tutto.